La società Dalmata di Storia Patria fu fondata dopo un processo di discussioni, di preparazioni teoriche nel marzo 1926, ufficialmente a Zara, auspice la Dante Alighieri, serviva un organismo che diffondesse la conoscenza di cose gli italiani avevano fatto in Dalmazia per secoli nel campo delle arti, della cultura, della vita sociale. Si tratta di recuperare una antica comunità che era anche linguistica. L'italiano si parlava in tutto l'Adriatico orientale, un italiano che era un po' diverso tra i territori veneziani della Dalmazia e Ragusa. La lingua ufficiale della Repubblica di Ragusa, che è autonoma, è l'italiano dal 1400. Tutti i documenti, l'archivio di Stato a Ragusa, tutti i documenti scritti in italiano. Anche i croati hanno un dialetto, quelli della Dalmazia, intriso di parole italiane. Come profugo dell'esodo, ecco, io devo riconoscere che forse ho sentito meno per il semplice fatto che io sono stato ufficiale di marina, quindi io cambiavo destinazione, non ho sentito profondamente questo sradicamento che hanno sentito tanti, però sono sempre rimasto attaccato alla storia della Dalmazia, alla nostra storia, alla nostra italianità come dalmate. Quando invece mi fu suggerito da una nostra amica zaratina, che io stimavo molto, che si chiamava Gica Bobic, mi disse: perché non vuoi prendere parte alla Società Dalmata di Storia Patria? Siccome si trattava di entrare in un argomento storico, praticamente questa è la cosa che mi affascinava. Non solo la storia politica, ma anche la storia economica, la storia dell'arte, la storia della musica. L'importanza della Società Dalmata di Storia Patria di Roma è il fatto che questa storia venga a Roma, cioè in una parte dell'Italia molto lontana da Venezia. Quindi si tenga presente questa pagina di storia in un territorio che non ha una grossa sensibilità né un grosso legame con l'altra parte dell'Adriatico. In anni recenti lo stemma è stato trasfuso da Poste Italiane in un francobollo che è stato fatto per gli 80 anni della società nel 2006 ed è stato un bel omaggio. Non è facile in Italia che una società di studi storici gli sia dedicato un francobollo. In più la società è stata decorata della medaglia d'argento dei benemeriti della cultura dal Presidente della Repubblica sempre in occasione dell'80° anniversario nel 2006. Quindi studiare i rapporti di un tempo. La presenza degli slavi in Italia, la presenza soprattutto degli italiani in Dalmazia. Quindi il problema di non perdere la memoria noi e di non farla perdere ai nostri dirimpettai. Mantenere questa memoria condivisa in uno spirito possibilmente di amicizia.